innanzitutto dobbiamo festeggiare perché stasera la compagnia d'Ercole ha proposto addirittura tre debuttanti assoluti che sono Lucia, Lorenzo particolare Avanti Berina in Forma che ha organizzato il premio. Per la premiazione della segna. Compagnia. Il Polvarone d'Arezzo. Questo pubblico perché è stato veramente eccezionale, volevo ringraziare tutti voi che ci avete ospitato e volevo anche chiamare quelli della compagnia. Sicuramente. Siamo nel quartiere di Porta Crucifera, nella sede, con la compagnia del Polvarone, che ha vinto un premio importante per il territorio della provincia di Arezzo, che è l'11ª rassegna di teatro popolare di Monterchi, Paesi a Teatro 2015. Siamo insieme a parte della compagnia e c'è anche la regista Roberta Sodi. E io chiedo come nasce questa compagnia e soprattutto come nasce l'idea della commedia, il cui titolo lo dirà lei perché è più brava di me a parlare l'aretino. Allora, questa compagnia è nata nel 2009 dall'iniziativa di un gruppo di amici che hanno avuto questa idea di fare teatro spontaneo in vernacolo aretino. Eravamo tutte persone un po' della mia età che il vernacolo se lo ricordano bene perché da bambini qui nel quartiere si parlava ancora, insomma, non è come adesso. E siamo usciti con una prima commedia che era Il mistero della mutanda misteriosa. Avevamo un regista che ci ha aiutato in questa impresa, poi lui ci ha dovuto lasciare e io ho preso in mano la situazione e ho detto ma forse riesce anche a me. Ho provato a scrivere una prima commedia che era Le finestre sul cortile. È andata bene, ci siamo divertiti tanto, è anche piaciuta, la gente è venuta, addirittura quando l'abbiamo data più volte sono tornati a rivederla, no? E poi questa cosa che a me piace è questa cosa del vernacolo. Il vernacolo muore perché i giovani non conoscono più niente e allora invece vengono anche i giovani, mentre le persone di una certa età ricordano il mondo della loro infanzia, i giovani scoprono dei vocaboli che non hanno nemmeno mai sentito. E questo mi piace perché è un tenere vivo la nostra lingua. E adesso, dopo Le finestre sul cortile, ho scritto questa commedia, anche con Le finestre sul cortile, dove siamo andati e dove abbiamo vinto qualcosa. E con questa invece, che è Chiamama un pianga, siamo stati a Monterchi e abbiamo vinto e dove siamo andati piace molto. Si può dire che oltre alla lingua, l'aretino, protagonista di questa commedia sia anche la città. Dove è ambientata infatti questa commedia, chiedo, e in che anni? La commedia è ambientata, quasi sempre sono ambientate negli anni 50, perché la gente parla il vernacolo dopo gli anni 50. Insomma, si è piano piano diradata quest'uso del vernacolo ed è ambientata nel centro storico, nelle casine del centro storico. Questa, per esempio, ci sono due casine, l'una accanto all'altra. In una ci sta vista il calzolaio con la moglie Elvira, che so io, sarei io. In quell'altra ci sta il sarto, come era una volta, no? La bottega sulla strada, il sarto Poldino con la mamma. E si snoda tutta la storia di questi personaggi, le loro avventure e disavventure,
Andiamo a conoscere allora alcuni degli attori che portano sul palco i personaggi di Chi ama ma non piange. Io sono Clorinda, che è l'antagonista, diciamo, dell'Elvira, in quanto io da giovane ho avuto una storia con il suo marito, e più sono la mamma di Poldino, che è due metri, sì, che è un po' Poldino. Sono una mamma abbastanza curiosa e che mi piace sapere le cose degli altri, intrufolarmi nella vita degli altri, e da qui nascono un sacco di gag. Allora, io sono Poldino, il personaggio che si diceva figlio suo. Ovviamente la mia missione sarà liberarmi della madre, sostanzialmente, non in maniera traumatica, però diciamo che questa madre mi vessa. Diciamo che vedrete un energumeno di 90 kg vestito come un bambino, praticamente. Però invece sono un serio professionista, e quindi il mio scopo durante la commedia sarà una crescita, quasi una maturazione del personaggio, fino a riuscire a affrancarmi dalla pressione materna, quasi, insomma, poi del tutto non mi affrancherò mai. Io faccio due personaggi nella commedia: il Sorettore, che è il personaggio pottone, diciamo, tra virgolette, d'Arezzo, quello che ha più soldi e ha un negozio di stoffe. E poi faccio un personaggio un po' folcloristico, un pochino colorato, che è Fiorindo, un venditore ambulante sempre di vestiti, che è capace di vendere una trussa di pettini anche a un calvo, insomma, come me. E quindi ammaglio la signora, che piano piano dopo cade nei miei vestiti, e dopo vedrete come va a finire. Non ero allegri, ora sono i vestiti. Io sono una new entry di questa compagnia da pochissimo, ma ci sto veramente bene. In questo spettacolo interpreto Carmen, la figlia maggiore dell'Elvira e di Bestino, e sono innamorata tanto del mio Vaschino, però pensano che abbia una tresca col Sorettore, e da lì viene fuori un po' di confusione, che però poi si risolve col grande amore per il mio Vaschino. Io sono vista. So vista, ancora non ci ho capito niente. C'ho la mia Elvira che mi massacra, i miei figlioli che mi massacrano, tutti mi massacrano. C'ho la Clorinda che mi fa tutto miau miau, miso miso, non ne posso più. Ma mi diverto tanto, comunque niente. Sono il marito dell'Elvira e mi tocca sopportarla, prima o poi mi farà un santo. È bella che tutte le commedie che si fa sono sempre il suo marito. Ma proprio volessi far male. Prima di parlare del mio personaggio, però, volevo far venire qui Massimo, che è il nostro tecnico del suono, delle luci. E poi volevo ricordare due che oggi non ci sono, che sono sua moglie, Gabriella Badii, e Tommaso Laurenzi, che sono gli altri due che completano la compagnia. Io sono appunto uno della compagnia che fa la parte di Orfeo. Orfeo è una persona, il cognato praticamente di Pista, e con la mia compagna abbiamo una cittina che è un cane e che è un pochino l'equivoco di tutta la storia. Giochiamo molto con ironia intorno a questo personaggio. Dopo aver ricevuto il premio della rassegna di teatro popolare, gli impegni della Compagnia del Polvarone non si fermeranno di certo. Si ricomincia con uno spettacolo di beneficenza ad Arezzo. Sabato sera alle 21:15 al Teatro Mecenate. Torniamo ad Arezzo dopo aver fatto un po' di spettacoli in provincia, e quindi aspettiamo il nostro pubblico, sempre molto caloroso e accogliente nei nostri confronti. Teatro Mecenate, sabato 25, ore 21:15. Questa è una grande compagnia, almeno per noi, perché è un bel gruppo, stiamo molto bene insieme, ci divertiamo tantissimo, sia quando facciamo le prove che quando facciamo lo spettacolo, e probabilmente questo divertimento riusciamo a trasferirlo anche a chi ci viene a vedere.